Con le Olimpiadi ancora in bilico, il presidente del CIO Thomas Bach ha detto infatti che a 4 mesi dall'inizio dell'evento ogni decisione è ancora prematura, la fiaccola olimpica da Atene è arrivata a Tokyo. Dubbi sì, ma anche speranza, ed ecco che allora quella fiamma olimpica accesa rappresenta un simbolo di speranza per l'umanità impegnata a combattere il mostro coronavirus. Speranza di un paese come il Giappone, capace di sconfiggere in parte il virus grazie ad un comportamento responsabile di tutta la comunità. La cerimonia che ha accolto l'aereo con la fiaccola, in tempi di restrizione di residenza in casa, come può non rappresentare un dolce sogno da realizzare nella vecchia Europa tra qualche settimana? Lo sport e le Olimpiadi, mai come in questo periodo, rappresentano dunque un motivo per continuare la battaglia contro Covid-19, sapendo di poter vincere. La fiamma da Olimpia, nonostante l'annullamento della staffetta di 6 giorni lungo la Grecia, è arrivata da Atene poco prima di mezzogiorno, facendo ingresso nello stadio Panathinaico, teatro delle prime Olimpiadi moderne nel 1896, quasi protetta da 2 antiche sacerdotesse. Il presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Spiros Kapralos, prima di consegnare il sacro fuoco alla rappresentante del Comitato Organizzativo di Tokyo, ha lanciato un messaggio chiaro: that the Olympic flame, symbol of peace and solidarity, will extinguish the virus and defeat it. Good luck, our Japanese friends. Minasan, ganbatte kudasai. Arigato. Il viaggio della fiamma olimpica in Giappone offrirà gioia e speranza alle persone di tutto il mondo che sono attualmente in difficoltà e sfidate. Subito dopo, la fiamma, custodita in una lanterna e consegnata a Naoko Imoto, olimpionica del 1996, ha iniziato il suo viaggio verso Tokyo. La fiamma olimpica è arrivata stamani in Giappone a bordo di un aereo con la livrea appositamente dedicata all'evento, accolta con una cerimonia pubblica, sia pur ridotta, in una base aerea del nord del Giappone. 2 dei più famosi olimpionici del Giappone, la 3 volte medaglia d'oro di wrestling Saori Yoshida e la 3 volte medaglia d'oro di judo Tadori Nomura, hanno ricevuto la fiamma per la cerimonia di accensione. È stato il presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori a portare la lanterna olimpica fuori dall'aereo. Per la prima volta in 56 anni la torcia olimpica si dirige a Tokyo e spero che la torcia olimpica illuminerà il cammino della speranza per molte persone, ha detto Mori durante la cerimonia. Mori ovviamente si riferiva alle famose Olimpiadi di Tokyo 1964. Tokyo sarebbe stata anche la sede delle Olimpiadi del 1940, che furono cancellate alla Seconda Guerra Mondiale. La fiamma rimarrà nel nord del Giappone per quasi una settimana, fino a quando la staffetta e la torcia inizierà ufficialmente il 26 marzo alla prefettura di Fukushima, altro luogo simbolo del mondo per tragedia e ripartenze. Portare la fiamma in Giappone rappresenta una piccola vittoria per il CIO e gli organizzatori locali, i quali sostengono che le Olimpiadi si apriranno nei tempi previsti, seguite alle Paralimpiadi il 25 agosto. La staffetta e la torcia di 4 mesi potrebbe essere piena di problemi, in particolare per gli sponsor che hanno investito milioni per la pubblicità, ma oggi rappresenta un simbolo di lotta. Non a caso il motto recita che la luce illumini il nostro cammino. Allora oggi la speranza è vedere quella fiamma entrare il prossimo 24 luglio nello Stadio Olimpico di Tokyo per la cerimonia d'apertura a sancire la fine dell'incubo Covid-19.